in Sanskrit koham. Ham meaning me. Tamil is Sanskrit. Me is aham, that is ham. So koham. Ko means who. Quindi ko vuol dire chi. Who am I? Sono. Chi sono io? Now that is the most important question. Questa è una domanda molto importante. But nowadays. Oggi. Who are you? Chi who sei are tu? You? Chi sei tu? Chi sei what tu? Are you doing? Cosa fai tu? What is your problem? Cos'è il tuo problema? We are involved in going out. We are forgetting ourselves. Noi stiamo dimenticando noi e ci occupiamo sempre delle cose esteriori. It is like a pond with wonderful diamonds at the bottom of the pond. È come una pozza, cioè uno stagno, un lago, dove noi sul fondo abbiamo dei diamanti. But there are so many waves. Ma ci sono tante onde. That you cannot see the diamond. Che non vediamo nulla sul fondo. The diamond is us inside. Quel diamante è dentro di noi. The waves are our mind. E quelle onde che non ce la fanno vedere la nostra mente. Now, if you can settle the water. Ma se noi invece calmiamo l'acqua. You can see the diamond. Vediamo il fondo. And then you can make the effort. E quindi possiamo fare lo sforzo. To reach the diamond. Per raggiungere quel diamante. So the same. We have to still the mind. La stessa cosa, dobbiamo calmare la mente. So that we can see the diamond inside. E così possiamo vedere il diamante che c'è in noi. And then make the effort. Fare gli sforzi. To go in. Per lo sforzo per entrare dentro.